Eccoci ora con Emanuele Dottini. Buongiorno Emanuele. Ciao Giancarlo, ti vedo casalingo e non mi stupisco. E mi vedi bene. Allora, raccontaci un po' Emanuele Dottini e in generale la gente al tempo del coronavirus. Che fate, che dite, ma in particolare tu, intanto vorrei sapere come stai prima di tutto. Io sto benissimo, grazie. Da quel punto di vista sto bene io, sto bene tutta la mia famiglia, e questo devo dire che in questi momenti già non è poco, quindi... Esatto, diciamo. E il tuo entourage tutti bene anche, possiamo tranquillizzare? Il mio entourage tutti bene, i collaboratori, stanno tutti bene, grazie a Dio, e già questo è un passo. Parecchia gente che va in giro, immagino. Sì, adesso in questo momento non va più in giro nessuno, come è abbastanza ovvio che sia, però fino a qualche giorno fa, una decina di giorni fa... c'era gente che andava in giro, dopodiché giustamente nel rispetto delle regole ci siamo accasati tutti e quindi operiamo da casa. Ecco. E allora come è cambiato il vostro lavoro, ammesso che possiate operare in pieno operatività, insomma? La gente al tempo del coronavirus, per riprendere la tua frase di poco fa che sembra un bel titolo alla Marquez, direi che è un po' triste. È un po' triste perché manca quel contatto che fa parte proprio della nostra natura, del nostro lavoro quotidiano. Poi sai, chiaro, ti abitui, ti adatti e fai buon viso cattivo gioco, insomma cerchi di mantenere quella che è la parte relazionale, quindi chiaramente telefonate, videoconferenze, un po' quello che si fa adesso, fatte un po' a tutti i livelli, insomma sia io che mio socio, che i miei colleghi, i miei collaboratori, cerchiamo di tenere contatti con tutti i livelli, e della distribuzione, dell'installazione, progettisti, insomma quelli che sono i nostri clienti, insomma i vari livelli. Ecco, però se riuscite ad avere soddisfazione di questa maniera di lavorare? Beh, oddio, la soddisfazione sta da un'altra parte, insomma, ecco, sta un po' in un piano, come dicevo prima, che non è il nostro. Noi non siamo gente abituata e che è stata abituata a sviluppare la propria attività con uno strumento che fa da tramite come il telefono o il video, no? Perché di solito lo strumento è un complemento, il telefono è quel mezzo che ti fa arrivare l'informazione, ti permette di dare l'informazione, ma per poi finalizzarla con un incontro, con un'attività relazionale più vicina, diciamo, più umana, più diretta. Però insomma ci si abitua, poi qualche cosa si fa, per cui dal punto di vista del lavoro qualche cosa comunque si combina per quello che si può fare, perché poi in questi momenti le cose sono, diciamo, diminuite in maniera veramente importante a tutti i livelli in termini numerici, quindi certo, insomma, noi stiamo dando notizie di aziende chiuse, di aziende sì, di produzione, sì, di distribuzione che chiudono per adesso per pochi giorni, ma io temo che poi queste chiusure saranno prolungate. Credo che quello che hai detto tu adesso sia un po' il busilli, sia un po' il punto che non ci vede profeti per nulla, perché nessuno di noi sa quanto durerà questa cosa. Ragioniamo, cioè ce la raccontiamo un po' per telefono, così a tutti i livelli, ci diamo delle date, ma che sono così, date fittizie, che non hanno nessun fondamento naturalmente, sono molto, molto, per così dire, basate sulla speranza più che su qualunque tipo di realtà, no? Quindi c'è chi parla del 3 di aprile perché è un termine stabilito, poi magari lo allunga un po', cioè lo si allunga perché si dice ah no, però sai, 3 di aprile andremo a finire dopo Pasqua, e quindi mal contato 15 di aprile. Quanto ci si crede in queste date? Boh, non lo so, sicuramente sono, dicevo, frutto di tanta speranza, ecco, più che di una convinzione e tantomeno di una competenza, perché credo che nessuno abbia competenza su queste date, e penso sia abbastanza ovvio, diciamo, ipotizzare che se le date fossero queste, adesso, come diceva mia nonna, ci sarebbe da baciarsi le orecchie su scadenze di questo genere. Purtroppo penso sarà difficile vengano rispettate, quindi dovremo andare più in là. Guarda, leggevo adesso, non per fare il tecnico, ma perché mi è capitato prima di leggere un'analisi del CERVET che parlava di un paio di scenari, di cui il cosiddetto scenario base era definito maggio, scusa, che intanto il telefono mi stava dicendo che si stava scaricando, allora mi sono distratto. Uno
scenario che era, aspetta, che era maggio. Okay. Scusami, adesso mi riprendi da Cernet, allora. Non ho capito. Leggevo su Cernet che c'erano due scenari, diciamo, a disposizione. Uno, che era il più ottimistico, parlava di maggio. Maggio ovviamente vuol dire due mesi oggi, più o meno. Certo. E questo era quello ottimistico, dopodiché il secondo dipingeva invece la fine del 2020, quindi tutto l'anno. Ora, anche parlare di maggio è ben oltre il termine che dicevo prima della cosiddetta Pasqua, quindi diciamo definita nella metà di aprile. Ecco, credo che l'argomento quanto durerà sia l'argomento base, perché se dura due mesi, dura tre, dura quattro, il mondo è diverso. Senti, ma questo, per noi uomini prima ancora che lavoratori, già la reclusione casalinga dopo 3-4 giorni penso che sia già dura, forse ci vorrà anche lo psicologo poi a un certo punto. E se continuiamo così, sì, credo che i metri quadri casa siano fondamentali, perché se sono pochi e le persone dentro sono tante, si rischia di mettere le mani addosso dopo un po'. E quindi adesso, al di là delle battute, penso che dovremmo anche qui fare un po' di abitudine, perché siamo degli animali abituati all'esterno e stare nella tana ci va bene finché ci vogliamo stare. Il doverci stare diventa veramente faticoso, oltre ad inventarci di fare cose che non ci sono, però vabbè. Senti Emanuele, ultima domanda, secondo te nel giro di pochi giorni, come purtroppo si teme, ci sarà un ulteriore giro di vite per la nostra libertà? Penso di sì, forse non sarebbe stata necessaria se tutte le persone dimostrassero di avere il senso civico che alcuni hanno, perché non è un gioco, qui non si sta giocando, voglio dire, questo è un discorso che quando annoveri ogni giornata con centinaia di morti, credo che di gioco ci sia proprio niente, quindi non capire che bisogna rispettare delle regole, non tanto perché vengono imposte per il gusto di imporle, ma perché è necessario, appartenga poi alla cultura civica di ognuno di noi, per cui se dovranno arrivare a stringere ulteriormente i cordoni è perché da soli non capiamo che non bisogna prendere il treno, non bisogna andare in piazza, non bisogna fare la spesa in 150 in fila. Certo, sono delle rotture di scatole, questo senza dubbio, non c'è bisogno di precisarlo. Certo. Per cui vedremo cosa ci propineranno nel prossimo futuro. Prima di salutarti e ringraziarti, volevo solo chiederti una cosa: dove sei fisicamente e cosa succede guardando fuori dalla tua finestra? Sono nella zona giorno di casa mia, sono in questo momento da solo e guardando fuori dalla finestra ho la fortuna di avere un giardino e vedo un giardino, un prato, e poco fa vedevo mio figlio che aveva tagliato l'erba perché anche lui non sapeva come ammazzare il tempo, per cui qualche cosa di bucolico che mi aiuta a superare queste giornate. Vicino a Milano, se non sbaglio. Io sto vicino a Milano, in uno splendido paesino che si chiama Gorgonzola, che quindi evoca qualcosa di buono, anche non fosse altro che nel nome, insomma. Okay. Grazie Emanuele Dottini. Grazie a te Giancarlo, buona giornata e tanti auguri a tutti.